Siamo qui a denunciare una serie infinita di criticità dopo aver raccolto segnalazioni, gridi d'allarme da parte dei cittadini abruzzesi. Partiamo subito sulla carenza dei pediatri. Ecco, abbiamo raccolto un grido d'allarme da parte delle mamme, noi padri abruzzesi, che dicono che non riescono a iscrivere i propri figli ai pediatri perché mancano pediatri, tanti pediatri, ci sono troppi pazienti, quindi soprattutto in alcuni comuni della provincia di Pescara. Ma addirittura poi cosa abbiamo scoperto? Che alcuni pediatri hanno superato di gran lunga la soglia massima dei pazienti, e quindi è un'operazione che non va bene, contro legge, l'ha detto appunto anche la Corte di Cassazione. Altri non riescono ad arrivare al tetto massimo, una disparità di trattamento da parte della Regione Abruzzo che non deve più consentire. Si faccia subito, si faccia presto, i nostri figli devono avere tutti l'assistenza sanitaria, la Regione Abruzzo deve garantire questo, quindi non ci deve essere più un bambino che non ha la possibilità di iscriversi col pediatra. Alcuni addirittura si sono dovuti iscrivere al medico di medicina generale, questo non è proprio fattibile. Abbiamo raccolto un altro grido d'allarme da parte dei nostri universitari, ragazzi che studiano medicina, l'Università di Chieti e l'Università dell'Aquila, che non sono stati sottoposti al vaccino, non c'è un piano di programmazione del vaccino e questo preclude loro la possibilità di fare i tirocini nei reparti, di fare gli esami, addirittura di laurearsi. Io voglio ricordare che i nostri ragazzi degli ultimi anni all'università di medicina sono equiparati, assimilabili agli operatori sanitari, quindi si faccia presto, come stanno facendo altre regioni evolute d'Italia, si vaccinino subito i nostri ragazzi perché debbono fare gli esami, debbono fare i tirocini e andare sui reparti. Abbiamo rilevato un'altra cosa gravissima, che in questo periodo sulla manifestazione di interesse e l'adesione alla campagna vaccinale per gli ultra ottantenni e le persone con disabilità, il sistema non ha sempre funzionato, è andato più volte in tilt, non tutti hanno potuto immettere i dati. Chiediamo con forza all'assessore regionale di dirci poi questa mole di dati come verrà gestita, se ci sarà una graduatoria, chi verrà vaccinato prima, chi verrà vaccinato dopo. Queste sono tutte cose che non sappiamo e dobbiamo sapere. Registriamo, e abbiamo registrato un focolaio nella CUP di Pescara importante negli ultimi giorni, ma al danno la beffa, perché i cittadini al CUP di Pescara non possono prenotare online, quindi sono costretti ad andare di persona, ad ammassarsi, ad assembrarsi laddove si è creato un focolaio. Questo è un qualcosa di vergognoso. L'assessorato regionale alla sanità deve immediatamente prevedere appunto la prenotazione e soprattutto il pagamento online. E specialistica ambulatoriale, liste d'attesa lunghissime, abbiamo addirittura, udite 200.000 prestazioni specialistica ambulatoriale sospese, non riposizionate. Abbiamo chiesto da tempo di riposizionare e riprogrammare queste visite, purtroppo non è stato ancora fatto, e siamo veramente preoccupati per tutte le persone che stanno aspettando da troppi mesi e potrebbero realmente ammalarsi e entrare nei presidi ospedalieri. Ospedale di Penne, concludiamo la nota dolente, è stato smembrato, si è stata fatta macelleria sociale, abbiamo addirittura di fatto perso dai 40 ai 20 posti sull'area medica, da 11 medici siamo passati a 4 medici, ci sono stati solo qualche rimpiazzo dei pensionamenti, addirittura di contratti precari di un mese, tre mesi, quattro mesi, così non può andare avanti. Abbiamo dei servizi che sono aperti una volta sola a settimana per qualche ora, che non possono supportare le attività del pronto soccorso, quindi si sta sversando tutto sull'ospedale di Pescara, che è completamente ingolfato. Questo è il dramma, sono solo alcune cose della sanità abruzzese, e così non va bene. Il centrodestra deve intervenire immediatamente, alle chiacchiere, alla propaganda facciano i fatti, perché andando avanti così non si riuscirà a garantire un servizio essenziale, efficiente, efficace per la tutela della salute dei nostri conterranei.